è successo che abbiamo sbagliato shuttle. L'avventura continua. Ho fatto benzina e la moto non ha più voluto sapere di partire. We have tickets and now we move to gate. No, saremo io ancora gate. Siamo il caffè ora. E allora adesso vado tostino, birretta e passacco. Allora, con questo aereo siamo atterrati a Algeri. Ora adesso un po' di burocrazia e poi verso sera volo per Janet. Sono qui con mio amico algerino. Buongiorno. Mangio cina. Va. Finalmente in fila per l'ultimo volo. Ultimo, speriamo. Bella andata. Speriamo. Sono solo le 10. 10 dai, però qua. Speriamo interni in pelle del ghigno. Più comodo di quello di oggi. Merendino di mezzanotte in aereo. Atterrati a Janet. Puoi descrivere la surreale situazione che stiamo vivendo? Non lo so, secondo me... Ma dove siamo? Ci hanno fregato che non stiamo a casa la prossima volta. E il tuo passaporto? Passaporto? Dov'è? Ti regalo, ti ti controllo. Sud estremo, arriviamo. Ecco la nostra guida. Come si chiama? Come tutta bella. Si monta nel transfer. Facci vedere, Ma che stiamo in tre, guardate io. Hai di questo, che finally, arrivati al campo. Jacopo, lei è la prima e la più aerea. Il vegano e il vegetariano siete là, quindi non abbiamo problemi. Oh ragazzi, ben arrivati. L'avventura, l'avventura. Ma proprio. Buongiorno dal primissimo giorno di deserto. Qui ancora dentro la tenda. Qui c'è il camion. E ora si prepara un attimo le moto, ci si veste e si parte. Si inizia a smontare il campo. Per chi ha dormito qua stanotte, eravamo in quattro. Quattro gatti, ma qua c'è la fine. Pre partenza, il Franco non riesce a... senza olio nel freno anteriore, abbiamo... sabbia il freno davanti, serve poco. Tutto relativo. È arrivato il tecnico della carta, tecnico di finitura. Prima colazione al campo. Buonissima. Come andate in tenda stanotte? Ho sentito strani rumori. No, c'è stato un bombardamento, ma leggero. Ecco arrivati gli ultimi partecipanti del ride. Avete compilato le fish? No? Peggio per voi, va bene? Questo sono io che mi sto sciogliendo. Qua c'è la guida. Ancora carte su carte. Sì, sì, ma le casche. Uno, sì,
Allora, ma un pomodoro o aglio di cazzo di È in corso uno scontro fra titani in cima al camion. Sentiamo subito il commento a caldo del Trita. Scomissimo. Ed ecco la prima pasta al campo. Posso? Le belle étoiles. Le scoliamo. Le belle étoiles. Cosa significa? Quale stella? Ah, la bella stella. È caldo, bene. Meccanici all'opera. Guarda, un buon pneumatico, scegli. Viva la duna! Viva figa! Figa! Ah! Devo rifare. Siamo sulla sommità della duna più alta qui in giro. Molto ripida la salita. Siamo staccati dagli altri che sono rimasti ad aggiustare il camion per venire ad insabbiarci. Più gas, più gas! No.
Allora, dopo il giretto di divagazione, ci siamo quasi con la rimozione dello pneumatico. Allora, prego. Devi darmi quello. Capo cantiere, tipico. Buongiorno. Buongiorno. Luigi, posso salire? Ritornati al camion, ingegnere? Beh, no, perito. Perito. Perito, lui ingegnere è la... Io no. Ah, ok. No. Dico solo che fatica la vita. Perito, a che punto siamo con i lavori? Ma io direi, mi sembra che vedo delle cantette che escono dalla gomma, quindi mi sembra buono. O no? Sì, sento l'ingio. Dico... Alla situazione sui lavori. Ma vedo che stanno gonfiando, quindi... vedi? Siamo arrivati giusti, ci mancava il nostro po'. Un cammello ce lo siamo già mangiato. Ingio, dai che gas un colpo! Con il sole già tramontato là in fondo e il camion parcheggiato qui con il grande ma... Io non russo, il grande Massi. Mi dico, guarda, gli ho fatto una fotografia da fotografo da reporter ufficiale che questa deve andare come stato di WhatsApp sempre. Renderemo, è fenomenale. Ora montiamo tutto dal camion, giù le tende e si prepara il campo. Sta facendo buio lì dietro il camion, qui il campo. Allora, si vede poco ma l'accampamento è pronto. Qui la magic tenda, accendo la luce, ta-da! Ecco questa. Qui c'è la moto. I vicini sono in giro e lì è il camion della Sables e adesso si va a mangiare con calma. Sava también tre bien. Allora, qui in diretta col cuoco. Con lo chef, il mio nuovo papi, uno, genitore uno. Migliore. Ora cipolla, e là tutti quanti che mangiano. Dinè, prima notte nel deserto. Ma c'è una roba piccante, tu sono i più. Ultimi preparativi prima di andare a nanna. Fuori è buissimo. Qui siamo dentro. Cerco i tappi per le orecchie e dormo. A domani, ragazzi. A domani. Buongiorno, il giorno numero 2. Qui dentro la tenda. Notte neanche tanto fresca. Il sole sta per sorgere. Ora prepariamo tutto e ci riparte. Ciao.
bisogno. Deserto giorno 2, amico. Dai, oh, tutti quanti, mamma. No, Ubi, allora. Precauzioni per il giorno 2. Allora, siamo in mezzo a nulla, sì, ma e Franco ha l'acqua ghiacciata. Esatto. Che serve? Due ore che siamo in mezzo a nulla. Che servizio. Situazione delle ore 11, abbiamo perso le guide. Pausetta sotto l'alberello. Abbiamo fatto il manzo è senza benzina. No, ma siamo troppo stanchi oggi. Troppo stanchi. È stata una mattinata di dune. Abbiamo fatto già i chilometri di ieri. No, di più. Che massa, che cadio. Allora, sono qui con i miei amici. Ora facciamo... amici, un attimo. Scusa, è cominciato. Amici, è una parola grossa, eh. Sono qui con delle persone che ho conosciuto da poco. E adesso facciamo la pausa pranzo. Petit déjeuner. No. Déjeuner. 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 L'inerzia a cena, sì, sì, un piccolo sì, digiuno.
si capisce mica come siete fatte. Uè piccioncini! Che bello, eh? È che sono tutte dune da parete però. Beh, però il posto è bellissimo. Fantastico. Nel pomeriggio la svolta. Non legge ancora i dune, ma dei pareti. Va bene così. Com'è lo scenario? Pazzesco, lunare. Devo essere sulla luna. Mami, mica avevi detto che è luna bianca, Marte è rosso. E Mercurio? E Venere? Vedi l'argine no? Paolino, oggi siamo già a 120. Io ho rotto entrambi i cuscini di ruota posteriore. Stasera si cambia. Arrivati al campo, posizione strategica speciale, qui col covo, il covo, il Frank. Allora, il salumiere. Vorrei bestemmiare, ma mi sembra che ci sia. Comunque, adesso inizio a smontare la ruota posteriore e cambio i cuscinetti. È solo successo che il generatore sta andando da qualche buon tempo e non è attaccato alla corrente del cambio. Vabbè, dai. Via ruota e giù il cuscinetto. Di più, però. Vabbè. Ascolta quello da attaccare subito, quello che qua. Sono qui a cena con i miei non amici. Amici è sempre una parola grossa. Qui abbiamo il bracciante con noi. Hai apprezzato l'aiuto che ti ho dato per cambiare i cuscinetti? Mi ha cambiato i cuscinetti insieme perché li aveva rotti, quindi l'ho aiutato. Cioè l'ho aiutato psicologicamente. Hai fatto un ottimo lavoro, bravo. Ce la inquadro. Qua c'erano le prove. Io un po' di cipollette. Faccela vedere. Aperitivo in corso. Dove? Ma... Sì. Dove l'hai presa? No, ma Franco, non si può lettare, ne hai messo? No? Non metto mai sale. Vieni con la pila. Vieni con la pila. Adesso inquadro, rompi i coglioni e a cipolla. No, devo continuare. Chef numero uno. Oh no! In mezzo al Savion. Ma raga, ma guarda che facciamo gli altri. 5 stelle. Viaggio 5 stelle. 4 e mezzo. Ecco un arrampicatore su camion rupeste. È giovinezza che se ne va.
Buongiorno ragazzi. Alla fine ieri ho finito di sistemare la belva. Guardate in che posto siamo. Non ci sono parole. Vado a fare una passeggiata a vedere se trovo un posto dove cagare tranquillo. Tacca tac tacca tac. In partenza per il giorno numero 3. Difficile per il camion, molto stretto, vediamo che succede. Sembra che... ui, i rumori ci sono. I copiloti copilotano. Luigi non ha paura. Ho salito la duna più alta vicino al lago, è incredibile, guardate che roba. Un giorno tutto questo sarà tuo. Ah, sbaglio! Balai! Problems avec la moto con la rue posterior cassé bloqué. Non solo manutenzione moto, ma anche manutenzione piloti. No, ma mi sa, è andata nell'occhio. Fai cadere un'altra goccia, Igio. Igio era che brutta gente. Siamo sul po'? Avevo paura. Un lago secco. Pausetta sotto il cacaro. Arriva il camion. Allucinante quanto alto. Siamo sulla sommità. Vediamo il franco. Giusto per farvi capire, non so se si vedrà la moto. Eccola là. La duna è immensa. Duna. Una parete di sabbia.
Non ci sono parole per descrivere tanta bellezza. Pausa pranzo. Franco, com'è stata? I primi 80 km rottura di coglioni, gli ultimi 20 hanno compensato, specialmente le ultime salite. Oh, direi che roba eccezionale. Possiamo andarle? Lo vedo provato. Caldo. Come caldo? Insomma, qua è, qua è Enzenberg, fa che vedere, qua è Enzenberg. Esberg. Sì. La nostra Barbara, la donna che tiene il gruppo meno primate, meno a porchi, Bip. E guardate l'uomo Dakar, c'è uno che guida in mutande. Si può, ma perché no, cioè, ma mica sono in gara qua, cioè se faccio i due all'ora. Digli qualcosa. Che cazzo è? Vai un Lux Dorje. Non riesco a capire cos'è? Luce d'orgia. No, questa qua è birra se... Allora... Si gira, ragazzi! Andiamo a Stevi! Avventuretta! Chi di voi vuole spegnere il generatore? Io! Nessuno beve più roba a fare. Dai, nei momenti di difficoltà gli amici non commentano. Ma no, è bellissimo. Incitano e sì. Si fanno i cazzi d'oro. Ma no, guarda, povero documento che è tornato vivo e si è riparato la moto nel deserto. Giusto. Adesso si può anche l'altro. Ho pisciato su una roccia e per sbaglio ho fatto un dipinto di un elefante, di un mammut. Si vede chiaramente la zanna, la proboscide, le gambe. Mammut rupestre. Oh,
primo tentativo fallito. Luigi ora sta tentando di sgonfiare le gomme. C'è anche del pubblico che lo incita. Sentiamo il commento a caldo dell'Inge. Deve prendere la rincorsa. Serve più rincorsa. Bene, serve più rincorsa. Fermati. È sempre più tosta. Siamo nella merda. No, dai, domani è un altro giorno. Sì. Speriamo che piova stanotte. Fa parte dell'avventura, dai. Farei un sunto. Quello lo affrontiamo dopo di nuovo. Okay. Però il sunto di tutto, di tutta questa giornata, riassunto proprio in un'unica parola, è interdito. Proibito. Allora, niente, fine giorno 3, ci siamo fermati qui a far campo perché non c'è verso di uscire da qua col camion, quindi adesso si capirà come fare per domani. Vedo che c'è già una riunione in corso lì, ma tanto si protrarrà fino a notte la riunione e vedremo. Perché mi hai giocato? Si procede con il consueto scarico bagagli. Interdì. Ultima foto, video, ricordo padre e figlio. Interdì. Interdì. Ora voto la tenda. Opa. Amazing, non so se si vede. No, non si vede. C'è la luna. C'è la luna. Lì. Si vede un po'. Il nostro cameraman. No. Quello dentro il camion, cos'è il navigatore? No, il navigatore, ah sì, il navigatore. Lui è capo macchina. Copilota e il navigatore. Capo macchina, Gigi è pilota. No, sì, là dentro non si raffredda perché se tu ci metti una bottiglia di ghiaccio e 100 bottiglie, esatto, di roba senza cognizione, perfetto, cioè voi, cioè la soluzione è che voi avete gestito da culo tutto ecco, qual è la critica, la soluzione per chiedere? Adesso, no, adesso è la soluzione adesso. Perché non... anche questo è pieno di roba calda. Lo so, perché riempire così tanto non è l'ideale, okay, perché okay, allora uno riempie meno, beve un po' meno, però freddo. Quindi, se invece tu riempi tanto, bevi tanto, tutto caldo. Sono d'accordo. Max, le parole prima della buonanotte del giorno 3. Bene, allora il giorno 3 con un po' di difficoltà, però dai, non ci possiamo lamentare, qualche disguido, qualche diverbio c'è stato, ma ci sta in queste situazioni, però tutto regolare, dai. Le moto sono pronte, sono già col pieno e sono pronte per domani mattina. Basta. Buongiorno dal giorno numero 4. La situazione da ieri non è cambiata molto. Il camion è ancora qui bloccato. Adesso in teoria proseguiamo
là in fondo verso la parte vietata, ma non lo diciamo a nessuno e usciamo appena possibile in modo da ritornare sulle nostre piste. Papi, guarda dove sono. E questo bel sasso è per la tua raccolta di sassi. Ci vuole sapere quello che qui non possiamo raccogliere. Praticamente siamo fermi in mezzo a nulla a fare una pausetta. Guardate che panorama. E abbiamo appena incontrato un'altra guida che parla inglese meglio, no, lo parla un po' rispetto alle nostre, e ci ha detto che in realtà quest'area non è proibita e lo è fra 3 giorni, quindi comunque non abbiamo i permessi, siamo comunque nella merda, ma va bene così. Questo è il Franco che fa robe strane. Ecco le guide che litigano con delle altre guide, e qui in lontananza arriva il bestione. Le madame. Però siamo fuori dal parco, quindi possiamo andare dove canto vogliamo. Andiamo a fare un giretto. Cosa fai lì? Di qua Luigi, il camion di Luigi. Colpo le mani, cambio, basta, te spiego dopo. Allora, ci siamo fermati qui sotto l'albero del Teneré del Tassili,
a fare non so cosa. Fare se nostra guida, buon amici. Tac, allestimento, campo per il pranzio. Già così? Già così? No, cioè, fatto. È fatta la benzina, va bene, sei contento? Signore delle pompe. Allora, mentre qua facciamo benzina, lasci litica per il ghiaccio, ghiaccio, che è un po' la mood di tutto il viaggio. Ecco qui. Qui dietro a me ci sono i cinesi che stanno facendo pranzo senza tanti casini col ghiaccio. Bravi. Allora, se tu nel tuo congelatore, poi tutto questione di quantità e relativo. Però aggiornamento da Lynch. Come andrà a finire il dibattito? La vedo dura, però ci sono due testoni. Ma comunque il frigo, il freezer è un must all'ordine del giorno. Corre abbastanza frequentemente la discussione. Torna a congelare. Qui all'ombra del baobab con Florian ci siamo fermati per non mangiare troppa polvere. Camel tu? Toe, to. Ah, in inglese, in inglese è zoppo del camel, camel to. Fine giorno 4. Siamo arrivati in questo piattone e qui ci accampiamo. Ora monto la tenda. Oggi giornata praticamente di trasferimento veloce, 220 km di tutta roba così. Un po' pallosa, ma sa da fa se fa. La moto va alla grande, nata per fare queste cose. Strani personaggi con strane tende. Ma la vera domanda è: per quanto Igio potrà resistere questa situazione? Quale situazione? Io ho una pazienza infinita. No, quella che è al di là. Sono che l'ho finita. È un primo uguale a questo, non è che prendiamo solo da questo, cioè sono entrambi che si usano. Cioè, perché se sei in 5, con uno riesci a gestire la roba da bere. In 12. Anyway. Ora provo ad andare sopra lì a vedere se prende il telefono per mandare un messaggino ai cari. Sono sporco, eh. Mi devo fare una doccia anche. Ah, che bello!
deserto non è bello se non è lì tigherello. Qui c'è il fuoco, fuoco nemico. Sto scalando la montagna. Ho finito di scalare la montagna. La montagna, le roccette. Lì in fondo c'è il campo. Qui non c'è campo. Del resto siamo in mezzo al nulla. Per chilometri, 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 chilometri e chilometri. Benvenuti alla festa di metà giro 2025, no, Capodanno, benvenuti! Quanto ci divertiamo? Guarda la luna, guarda la luna! Il piatto così e con le mani... Ma magari con i pazzi... Ma avevate il piatto... Ho soddisfatto le esigenze di chi è venuto via. Ho trovato la soluzione. Se tu non la vuoi trovare, perché? Buongiorno, inizia il giorno numero 5. Colazione fatta, c'è un vento della Madonna. Speriamo non arrivi una tempesta di sabbia. Ora raccatto le mie ultime cose. Questa è la mia ombra. E si parte. Verso l'infinito. E oltre. Riassunto di metà viaggio. Siamo un po' provati, ci siamo anche venuti fuori, però adesso rivediamo. Ci proviamo. Ciao, sono io che sto pisciando. Qui c'è la moto. Mi è andata la sabbia nelle palle. Dove è Florian? Figa, come là, quel puntino là in fondo. Sta tornando.
arrivati alla pausa pranzo in mezzo al sabbione. Ciao, questi sono i miei capelli. Dai, che siamo stati sulla sabbia. Vede tanto. Max ha la prima visita. Che cazzo è qua? Mentre Luigi prepara il pranzo là sopra, capo, cucina, no? Antipastino, no, Veneto. Volta. Lo spreco nel deserto. No, no, posto lì. Stavo rompendo. Gigio, deficienti a pasto. Gli spessori vanno messo sotto. No, abbiamo trovato gli ossa dei cammelli. Passa cur sotto il camion. Problemi, insomma. I miei amici che parlano delle moto d'acqua in mezzo al deserto. Ma va a capirti. Una volta mi ha capito. Questo sono io e qui stanno arrivando i miei amici. È una duna veramente alta, difficilissima da scalare. Vediamo chi viene su. Pausetta rinfrescante. Per forza. Posto. Paoli. Tu ti ricordi Paoli Iacola? Giorno 5. C'è molto vento, ci siamo fermati in questo posto qui, mezzo a nulla. Adesso si allestisce il campo, solita storia. Qui c'è la bestia che va alla grande e let's go! Ormai è stata una rivoluzione per gli affari di oggi. Sono qui dal mio spacciatore di Waypoint. Vediamo se riusciamo a inserirli qua dentro. Così domani ci divertiamo là dietro nel grande Erg. Senti, come stanno le labbra? Oh, stavo molto bene. Anzi, grazie. Qui al campo bolliente. Stasera costiti. Prendi l'uomo di Neanderthal. Cazzo. Aspetta. Oh, carabiniere! Anche lei qua! Sì. Carabiniere! Carabiniere? Sì, va bene. Sì. Che ha sbagliato. Cosa stanno facendo? Mi viaggio! Passiamo a buona parte della cottura. Hanno fatto la crosta sopra, adesso procederemo nel taglio. Bella vita. La polenta si sta preparando e ci siamo quasi anche qui. Franco numero uno. Oh no, sei anche perso stasera. Sì, becchi. HD. A 30 metri. Le cazzate quelle. Comunque. Riassunto della giornata. Impegnativa, come sempre. Molto impegnativa e divertente. Belle ferie, eh? No, belle, non posso dire niente. Bella compagnia.
come sempre, il camion sbarlotta tanto. Ma quindi tu? Sono in fila con il mio piattino per prendere la cucina, ma qui si parla solo lo si crepa la vescica natatoria. Le facevano giocata in oceano. Vabbè, allora tutti i pesci vengono su. Sono qua con il mio nuovo amico Scorreggione. Tira di le bombe da paura. Aspetta, perché tu è Scorese? Pan! Scance! Esplosi! Allora, abbiamo fatto la foto del culo del Trita e di Jacopo. Appena il tipo la scopre, vediamo che succede. No, 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 è questo. Si fa così. Cancel. Giorno numero 6. 5 o 6? Giorno numero 6. Oggi attività dunaria. Andremo alla duna 230 metri. Vediamo. In mattinata, al pomeriggio andremo alla... Cos'è che andiamo al pomeriggio? Una buca a fare il bagno. Bello! È ora. Bello! Tipo molto là in fondo. Siamo vicini alla duna da 230 metri. Cima alla duna più alta. Abbiamo cambiato duna, prima eravamo là in cima, non so se si vede lì in mezzo gruppo di moto, e qui si scala, si tenta la risalita di un'altra bestia. Arrivati al campo base per la pausetta pranzo. 6:50 di tempi. Sì, sì, sì. No, beh, fare un quarto d'ora a camminare con le scarpe. Non è neanche lui. Sono qui con il mio amico conoscente. Stava facendo il passacœur. Là in fondo, molto là in fondo. Più o meno lì o lì là ci sono le guide. Questa Lupo. Invece è la nostra guida spirituale, detto Er Luigi. Lupo ululà, piscina ululà.
E niente, adesso tra un po' si rimonta sui destrieri. Ma presto, raga. Qui si gioca al torello. La benzina? La benzina, se vi svegliamo la facciamo. Essence. Oh. Ah. Benzina di conosco anche io adesso. Oh, hanno filmato? Questo è quello che è. Non fa girare il ripartitore, perché il ripartitore prende forza. In partenza per il campo, per il prossimo campo. Dovremmo raggiungere un'oasi là in fondo. Vediamo. Io e il bombardone sulle piste del Bahia siamo arrivati a Saint-Guilain. Adesso, se non ho capito male, qui dietro da qualche parte, con una camminata di una ventina di minuti, si arriva a una pozzanghera dove ci può, sì, sarà possibile forse fare il bagno. Vediamo. Abbiamo cominciato la salita Herzberg a piedi. Sì, stiamo facendo verifica percorso. Ci stiamo inoltrando nella giungla africana. Siamo arrivati alla Gelta. Il colore dell'acqua come lo puoi descrivere con tre aggettivi? Non molto invitante, fa cagare. Sembra uno scarico dei fogni radioattivi. Siamo arrivati, ma l'acqua è troppo verde, non sicura per farci il bagno. Diciamo, uno dopo aver fatto una passeggiata così meriterebbe. Magari faccio il funk. Qui ho messo a culo buccone se non porta bici. No, non mi carico. Guarda, quando muovi le alghette sopra. Se gli porco muovo. Ti ritorno al campo. Strada un po' lunga, sta iniziando a far buio. Questo. Sono venuto ad asciugarmi dopo la doccia dal mio amico. Sembra incredibile, ma è l'ultimo campo. L'ultimo campo. In tutto questo video non abbiamo mai parlato del camion. Ah, molto grave. Molto grave. L'ultima cena in corso, ultimi dibattiti. Dio canta. Cominciato a gonfiare. Qualcuno di voi mi tradirà. Il piatto di riso con il piatto di pasta. Non è che fare buono dei bici. Fritta.
No, quanto, chiami quanto, Gesù. Quanto hai cagato bene là dentro? Ma bello, la. Vabbè, ho visto la scena del Sciarto, No, beh. Ci sono tutti i pezzettini. Questa è un bellissimo. Un po' di qua, un po' di là. È la libertà. Perché nessuno ha visto le marmotte, solo io. Dai, le sentite. Quelle da cortinesi. Lui ti ha piantato. Come cazzo fanno a vivere qua? Vivono, Beh, questo io non lo capisco. No, te lo posso dire. C'è un miracolo che ci sia. Adesso si smonta tutto per l'ultima volta e si va a casa. Oh. We made it. Ce l'abbiamo fatta. Gigio al calico acqua. Siamo quasi pronti a partire, abbiamo caricato la moto di Frank che ha deciso che è meglio non esagerare. Il capotone di ieri. Poi ho visto che c'era la pista giù e ho ritagliato. Siamo venuti in mezzo al nulla per trovare altri italiani. È indescrivibile. E le ragazze, hai conosciuto le ragazze che sono arrivate qui? Le nonnette. Le sì. Però cosa è successo al camion? Scuse. Secondo combo. Ultimo giorno. Non che pace. Andiamo a un po' di elettricità. Nous avons retourné le camion. Pensavo avesse già finito. Perito, come la vede la situazione? Il perito è tutto per aria. Situazione, gomma tolta, pneumatico tolto e adesso arriverà dal cielo l'altro. Forse. Allora, posso buttare? Vai. Vai! Vai! Sei il peggiore, Frida. Ciao, Jaco! È il passage. Ah, l'ho fatto un cammino qualcosa oggi. E dico che nel periodo appena arrivata, mia moglie. Gigio! Che arriva, non si dice, andare in dosso, cambiare il vinile su di sopra. Aria sporca, aria pulita, tutto di vino, tutto di vino.
vengo io via. Tornati al camping di Belle Toile, 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 Toile. Casa dolce casa. Grazie, grazie. Buongiorno. Vanno. 1080 km. Culturali. Doccina fatta, tac. Adesso si preparano i bagagli. Questo è il mio zainetto per il ritorno. Devo riconsegnare questa Igio. La metto in camion. Sì. Taratata. Cosa ho bisogno? Cavolo, da mettere questa sola qua. Oh, 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 oh. E tac. E questo è il camion. Tanto per dirne una. È arrivato il nostro transfer. Salutiamo il campeggio, salutiamo la moto. Siamo dentro al transfer. Io documento tutto. Allora, guarda che bel posticino. Un assemble di gruppo. Allora, siamo alla ricerca dei souvenir. Bello. Ci dovrebbero essere anche delle fighe, no? No.
Eh no, è così, eh. Quando ci sono dei militari, delle donne. Sì, ma in Friuli, in Veneto, una volta, no, quando eri. È dappertutto. Messe. Allora, abbiamo trovato sto bellissimo ristorante grazie al nostro Trito. Senti che profumi. Cioè, non sono le griglie accese, però chi è che si siede da sta parte? Io che sono lì. Poco. 44. Siamo dentro al transfer. In fila per ricevere il biglietto. Enregistramento. Perché io voglio un biglietto. Ma dai, canieri. Ore 2:15. La spremuta è sangue. Forse riusciamo a prendere quell'aereo lì dietro. A te credo. Scavate dall'inquadratura, dai. Yuhu! Ci hanno messo un timbro speciale, anche a te ti ha messo il timbro. Infatti ne ha fermato tutti quanti. Ore 2:22, una nuova fila si è palesata all'orizzonte. Qui abbiamo Air Florian, sempre più convinto. Florian, manchi tu nell'aria. Florian! Sembrava solo un miraggio, ma è lui, l'aereo! Il primo di quattro, eh! Siamo in aereo, ce l'abbiamo fatta, il primo volo! Caricare il telefonino. Il Game Boy. No, ma il Game Boy se la carica, non è stato utilizzato. Sono in aereo, penultimo aereo. Terzo. HD. Paga il motor. Stiamo completando le nostre operazioni, in pochissimi minuti saremo pronti a volare. Il tempo di volo quest'oggi di 1:45, posizioni metro lungo rotta presa. In fase di atterraggio a Roma, Capoccia. Tutta la maestosità del nostro aereo ha retto. E quindi resta un solo volo. Ma ora salutiamo gran parte del gruppo perché loro sì, piangeremo. Vanno a casa con altri mezzi. È stato un momento triste. Abbiamo appena salutato i ragazzi che non continuano da questa parte. È dura. Arrivati alla fine. Yeah! Però bella spremuta di sangue anche questa. Di palle. Manca Florian, ma è una costante. Ma sì, è vero, manca costante. Florian. Non so. Io nell'aereo non l'ho visto. No. Gloria! Ho appena scritto nel gruppo che due parole per concludere il video. Del viaggio. Il viaggio? Che era tutto perfetto. Sì. Perfetto. Sì. Sì.